Questo è il primo luogo, spazio di democrazia, luogo di confronto, in cui attraverso il contributo di tante e di tanti scriveremo insieme la Scigli che c'è, ma anche la Scigli che vogliamo, fino al 2027, buttando il cuore oltre l'ostacolo, ma con la forza, la volontà dell'ottimismo riusciremo a, ascoltando, saranno presidi in tutti i quartieri dei luoghi di democrazia. Uscire dal mondo virtuale per stare in mezzo alla gente, da qui l'idea delle sedi di quartiere che diventeranno punto di ascolto e confronto. Questo il progetto dell'entourage della candidata sindaca Caterina Riccotti, che stasera ha inaugurato il comitato elettorale di Santa Maria la Nuova. E questo non sarà l'unico. Noi quello che stiamo facendo, questa è la seconda tappa di questo lungo percorso, lungo ma entusiasmante, percorso di questi due mesi, è raccontare Scigli attraverso appunto le peculiarità di ogni quartiere, quindi ascoltando, grazie al contributo di tante e di tanti, ascoltando, confrontandoci e raccontando la Scigli che c'è, ma anche la Scigli che insieme vogliamo costruire. Quindi ci saranno tanti presidi che poi sono luoghi, spazi di confronto e di democrazia proprio in giro per Scigli, per le nostre borgate, quindi apriremo tante sedi che saranno di tutti i cittadini e le cittadine, che quindi attraverso laboratori, confronti e incontri creeranno quello che è la nostra proposta vera, concreta per la Scigli di oggi, ma anche per la Scigli del futuro, perché il futuro si costruisce attraverso azioni. Quindi racconteremo e arriveremo fino alla Scigli del 2027, costruendola così dal basso, con la presenza nei quartieri, per le strade e per le piazze di Scigli. La campagna elettorale entra quindi sempre più nel vivo e Caterina Riccotti è pronta a lanciare la sfida con una proposta al femminile fondata sulle idee e sulla partecipazione dei cittadini. La campagna elettorale, sono stati indetti proprio oggi i comizi elettorali, quindi ormai siamo proprio ai motori di partenza, siamo partiti ufficialmente, e non a caso il giorno dell'indizione dei comizi elettorali coincide anche con il giorno della nostra inaugurazione del primo comitato elettorale. Inaugurare un comitato elettorale è sempre diciamo una gioia, perché significa stare vicino ai quartieri, ascoltare le persone, creare un luogo, un laboratorio di ascolto. Un comitato elettorale non dovrebbe essere una cosa che muore con le elezioni, ma che continua. Quindi quello che ci aspetta è sicuramente un periodo di grande ascolto, un periodo che deve servire come volano anche per il proseguo, perché io dico sempre: la campagna elettorale, o si è in campagna elettorale sempre o non lo si è mai. Cosa significa? Significa che o in mezzo alla gente lo si è sempre, o non ha senso esserlo solo con la finalità della campagna elettorale. Nel mio percorso dei 5 anni sono sempre stata in mezzo alla gente, lo sono adesso, voglio continuare ad esserlo, perché la città è dei cittadini e senza i cittadini non si può far nulla. Da qua ai prossimi 2 mesi ci aspetta il nuovo sindaco per la città, il nuovo sindaco che noi abbiamo indicato in Caterina Riccotti. Siamo convinti che riusciamo a convincere i nostri cittadini che è la migliore scelta che possono fare, e su questo ci lavoriamo con il cuore e con il cervello.